Salvatore Gargiulo, consigliere comunale di Torre del Greco con delega ai trasporti, oggi riapre la stazione storica di Via del Monte. Da oggi, 24 settembre, si aprirà la stazione di Via del Monte. Anche quella là di Via dei Monaci e quella là di Via Viuli. Queste stazioni sono state chiuse per Covid e diciamo le hub era intenzionata ad aprire solo quella là di Via del Monte. Poi, visto tante segnalazioni anche dei residenti, si è pensato, grazie all'aiuto, diciamo la forzatura del sottoscritto, del sindaco Palumbo e dell'ingegnere Pasquale Esposito, alla riapertura di tutte e due, di tutte e tre, sarebbe Via del Monte, Via Viuli e Via dei Monaci. Queste qua sono diciamo stazioni che attualmente sono incustodite, non ci stanno biglietterie, non ci sono varchi d'ingresso, nel senso non vengono controllati. Però io voglio fare un appello ai residenti. L'EAV è un'azienda che conta più di 1000 diciamo operai e quindi lavoratori, comunque ha delle spese. Voglio dire, il fatto che le stazioni sono incustodite non significa che la persona residente non deve comprare il biglietto, perché l'EAV giustamente, se controlla che nella stazione di Via del Monte o Via Viuli o Via dei Monaci non c'è introito, nel senso che non c'è una richiesta di abbonamento, non vengono marcati, obliterati i biglietti, giustamente l'azienda decide di chiuderla perché si vede che non c'è affluenza. Quindi io faccio un appello anche ai residenti di quelle zone, devono munirsi del biglietto e quindi automaticamente devono diciamo obliterare il biglietto, altrimenti l'azienda è costretta a chiudere, anche perché Torre del Greco è in possesso di 7 fermate, cioè ci sono 7 fermate della circumvesuviana. Venendo da Ercolano ci abbiamo da Ercolano verso Torre Annunziata, abbiamo Torre del Greco, abbiamo Sant'Antonio, Via del Monte, abbiamo Via Viuli, Via dei Monaci, Villa delle Cinestre, Leopardi e Via Viuli. Ci sono 7 fermate che in linea d'aria sono vicinissime. Giustamente, se l'azienda veramente ha fatto uno sforzo, voglio fare un appello ai residenti della zona, perché io ho avuto tante segnalazioni, veramente ci abbiamo messo il cuore, tante cose per farla riaprire. Devono munirsi del biglietto, nel senso che se l'azienda, vi ripeto, non ha introito, nel senso vedono che giustamente i residenti, persone che prendono il treno ma non obliterano il biglietto, l'azienda sicuramente, già ve lo dico al 100%, richiuderà le stazioni dove non c'è affluenza.